Napoli, 1° maggio, piazza Municipio, i confederali che si stanno riunendo alle nostre spalle. Qui in questa piazza simbolo avverrà la manifestazione regionale per chiedere più diritti, più lavoro, più Europa. Attesa anche la presenza del sindaco. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo. Nicola Ricci in piazza, i sindacati confederali. Sciopero dei lavoratori, ma anche più Europa, no? Quello che si chiede. Più Europa, anche perché Napoli non può stare fuori da questi temi. Abbiamo trovato un equilibrio su queste parole: giustizia sociale, lavoro e anche pace. Indubbiamente Napoli, la più grande città del Mezzogiorno, ha bisogno di lavoro. Si sono risolte alcune vertenze, ex Whirlpool, Ipercop, ma c'è da fare tanto, siamo preoccupati. E poi sulla giustizia sociale, questa è una città che ha tanti diritti inespressi e pochi diritti tutelati, a partire dalla precarietà. Parlavamo di turismo, di un grande, come dire, spinta del manufatturiero. Bisogna lavorare e stare insieme con le istituzioni, con l'unità dei lavoratori, perché no, e vediamo se questa città può riscattarsi e non può essere la città del mordi e fuggi. Segretario ai lavoratori in piazza per un 1° maggio, per i propri diritti ma anche per più Europa. Partendo dall'Europa e quindi nel garantire una vera integrazione politica, sociale ed economica, ancora una volta come CISL professiamo in nome di un 1° maggio che badi soprattutto al lavoro, alla dignità del lavoro e a un lavoro sicuro. Cerchiamo e faremo in modo, attraverso un grande patto sociale, affinché le diverse vertenze che stanno massacrando il territorio di Napoli finalmente vengano risolte in maniera positiva, non affrontate singolarmente a singoli tavoli, ma che venga fatta una vera politica industriale e di investimento su questo territorio, perché Napoli ha tutte le competenze e le professionalità da mettere in campo. Allora, ciao, sono Giuseppe Rocco, lavoro in Ikea, delegato della Fisascat CISL. In questa giornata siamo qui per affermare ancora una volta il valore del sindacato, l'opera continua e permanente del sindacato, con radici ben radicate sul territorio, ma anche con uno sguardo sempre rivolto all'Europa, all'innovazione, all'interscambio culturale e alla crescita dei lavoratori e dei pensionati. Per sfruttare e territorializzare le risorse che arrivano dall'Europa per dare beneficio ai lavoratori e ai pensionati. E siamo col vostro contratto in Ikea? Ci sono state proteste nei mesi? Assolutamente sì, e questo è ancora una volta l'esempio della forza del sindacato, del valore del sindacato, in quanto con un contratto scaduto da 5 anni della distribuzione moderna organizzata, da parte delle associazioni datoriali si pretendeva ancora una volta, di fronte a degli aumenti dovuti vista l'inflazione galoppante degli ultimi anni, di abbassare i diritti dei lavoratori. Tutto questo è stato bloccato grazie all'azione del sindacato e ai lavoratori che ci hanno seguito e ci hanno coadiuvato nella nostra azione. Sul nome e cognome per sottopancia. Sì, Sabatino Santo Nicola. Will pensionati. Will pensionati. Un po' com'è la situazione che state vivendo, se si aspettava una risposta dal governo, questo governo che non guarda giovani, sembra non guardare neanche gli anziani. No, infatti la situazione dei pensionati è praticamente peggiorata dall'avvento di questo governo, perché i servizi essenziali che a noi servono sono sicuramente peggiorati. La percentuale di PIL destinata per esempio al Servizio Sanitario Nazionale è discesa, c'era stato un buon aumento nella fase del Covid che ci aveva un poco illuso, adesso siamo arrivati a una percentuale di PIL che è una percentuale tra le peggiori posizioni di tutta l'Europa.
e quindi per noi è essenziale questo servizio, perché ci servirebbe per mantenere una vita più lunga e in buona salute. A noi questo interessa. Tuo nome e cognome per il sottomancio? Sì, sono Calvanese Gennaro, sono un iscritto della Filchetem e lavoro in Enel, Enel Distribuzione. Sì, in effetti questa vertenza è iniziata diversi mesi fa in merito a dei diversi atteggiamenti che ha avuto l'azienda, diciamo, nei confronti dei dipendenti e del sindacato, per cui si era deciso di proseguire da sola su determinati aspetti, dove in genere si è sempre proceduti insieme con il sindacato, tipo la modifica degli orari di lavoro, lo smart working che ha visto delle riduzioni, le esternalizzazioni, che è un tema su cui stiamo lottando da diversi anni per limitarlo. Ne ho 26. Quando eri entrato? Sono entrato, io facevo parte del gruppo di alternanza scuola-lavoro, quindi sono entrato a 16 anni in Enel, quasi 10 anni. Ti aspettavi di continuare? Sì, mi aspettavo di continuare, che si proseguisse secondo un certo percorso. Comunque il sindacato ci dava delle garanzie in collaborazione con l'azienda, che ha sempre fatto accordi di livello insieme con i sindacati. Poi a un certo punto il cambio di governo, il cambio del management, che ogni governo che cambia il management, sono sempre nuove eventi che si verificano e che ci chiedono sempre di stare sul pezzo. Posso chiedere, oggi ci sei tu che sei giovanissimo, sì, sono anche pensionati in piazza. Cosa vi preoccupa di questo governo e delle politiche industriali che stanno facendo secondo te? Effettivamente tutte le politiche di razionalizzazione, di taglio dei costi, e in vista del 2030 ci sarà la liberalizzazione del settore della distribuzione, su cui non abbiamo alcuna informazione circa gli esiti di questo percorso che si verificherà il 2030. Quindi ci preoccupa eventuali suddivisioni della rete elettrica, non sappiamo gli operatori che subentreranno nel mercato, non sappiamo chi rimarrà all'interno del gruppo e chi uscirà. Guanalucci in piazza in questo primo maggio con i lavoratori per chiedere diritti, ma anche più Europa. Più Europa, più diritti, più democrazia, si può dire, il sociale oramai è stato spazzato via. Speriamo in un'Europa più giusta per il lavoro e non miope sul e nel lavoro. Napoli ne ha bisogno la Campania, l'Italia e anche tutta l'Europa. Buongiorno, tra pochi minuti inizieremo la manifestazione del primo maggio. Ok, grazie. Penso che sia... Buongiorno, iniziamo con i saluti del nostro sindaco e lo ringraziamo, Gaetano Manfredi. Buon maggio a tutti. Oggi è una giornata importante, una giornata per noi, per tutti coloro che dice la nostra Costituzione che la nostra Repubblica è una Repubblica fondata sul lavoro. Però ci manca un aggettivo che si dovrebbe aggiungere, un lavoro giusto, un lavoro che è fatto di un salario equo, che è fatto di diritti garantiti, che è fatto di sicurezza. Ancora oggi... Perché questo governo sia un uomo. Noi dobbiamo lasciare un paese che aveva un'industria per allontanarsi dai propri effetti. I nostri familiari che magari... Tutto questo senza le organizzazioni sindacali e soprattutto senza i lavoratori. Abbiamo iniziato una grande emergenza senza precedenti e il giorno 8 marzo siamo scesi in piazza e la persona giusta che guardi all'ambiente e non lasci indietro nessuno.
una transizione che rispetta i diritti, la sicurezza. Troppi morti sul lavoro. E dentro di noi è ancora forte il dolore della tragedia di Suviana. Dobbiamo dire basta! Questo obiettivo non può essere raggiunto senza l'apporto fondamentale di lavoratori. E buon primo maggio a tutte e a tutti. Permettetemi di cominciare ovviamente ringraziando, e meno male che c'è, ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri dalla Calabria ha voluto rimarcare le ragioni inconfutabili del mondo del lavoro. Lui, un grande italiano che ha riconosciuto l'importanza ineluttabile per le organizzazioni sindacali di svolgere un ruolo di tutela e di chi è più debole. Questo, di saper pensare insieme, e lo vogliamo fare anche qua da Napoli, con questa caratteristica di guardare l'Europa, di guardare a un'Europa delle lavoratrici. E noi questi insegnamenti continuiamo a Giovanni Sgambati, primo maggio in piazza Municipio a Napoli per i diritti dei lavoratori, ma anche per più Europa. Un'Europa che sia più sociale, che sia soprattutto guardando a chi sta indietro, alle lavoratrici e ai lavoratori. Abbiamo un'ipotesi di transizione ecologica, digitale, ci sarà meno lavoro. In questo vogliamo coniugare la nascita del primo maggio a una nuova contrattazione sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Un'Europa che possa essere di popoli, di pace, e anche contrastare un'ipotesi italiana di declino dividendo il paese. Noi, il mondo del lavoro rimane un baluardo democratico, auspichiamo che ci sia una grande partecipazione affinché avere un Parlamento che possa essere, che sappia sentire gli interessi di chi sta più indietro. E buon primo maggio a tutte e a tutti. Permettetemi di cominciare ovviamente ringraziando, e meno male che c'è, ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri dalla Calabria ha voluto rimarcare le ragioni inconfutabili del mondo del lavoro. Lui, un grande italiano che ha riconosciuto l'importanza ineluttabile per le organizzazioni sindacali di svolgere un ruolo di tutela e di chi è più debole. Questo, di saper pensare insieme. E lo vogliamo fare anche qua da Napoli, con questa caratteristica di guardare l'Europa, di guardare a un'Europa delle lavoratrici. E noi questi insegnamenti continuiamo a Luigi Musso, presidente delle politiche giovanili e del lavoro, un primo maggio importante, una voce forte che si alza da Napoli. È un giorno importantissimo dove Napoli dà la voce a tutti quei cittadini e quei lavoratori che durante queste giornate si sentono esclusi da quelle che sono delle dibattiti a livello nazionale. Noi come amministrazione abbiamo dato voce a tutte quelle che sono le esigenze dei cittadini e dei lavoratori, approvando un ordine del giorno che andava in tal senso rispetto a quello che era il salario minimo, che purtroppo, ahimè, il governo nazionale non vuole sentirne parlare. Consigliere, ci salutiamo con il suo lavoro che prosegue per i giovani di questa città. Assolutamente, il mio impegno sarà massimo affinché tutti questi giovani, tutti i giovani napoletani cerchino e trovino quelle che sono le loro esigenze, le loro aspettative, trovando un'occupazione il prima possibile.